Nonno, ascoltami, la campagna di prevenzione dei disturbi dell'udito che domenica 7 ottobre tornerà nelle principali piazze d'Abruzzo e Molise, in cui specialisti metteranno a disposizione le loro competenze per esaminare chiunque voglia sottoporsi a questi controlli assolutamente gratuiti. Mauro Menziotti è il titolare della MAICO che sostiene l'iniziativa e che informa sui positivi risultati finora conseguiti. E abbiamo dei dati veramente confortanti. Nella scorsa edizione oltre 2.000 persone hanno potuto beneficiare di questo momento di accertamento uditivo grazie alla collaborazione degli ospedali e delle ASL, delle quattro ASL abruzzesi, oltre che dei tecnici e di tutte le persone e tutte le associazioni coinvolte. Un momento di accertamento di uditivo e di salute è molto importante, perché sappiamo che l'età media avanza, oggi l'anziano è attivo, vuole essere attivo, deve essere comunicativo e quindi non può permettersi un problema di udito. Nicoletta Verì, presidente della Commissione Sanità della Regione Abruzzo, evidenzia l'importanza dell'iniziativa che ha consentito nel tempo di verificare la diffusione dei disturbi dell'udito anche nella popolazione giovanile. Un'esperienza importante perché si lavora sulla prevenzione. Attraverso questa indagine sono emerse tante patologie celate e quindi tante persone hanno avuto la possibilità di prevenire quello che poi diventa un danno non solo clinico ma anche sociale. Quello che si è evidenziato è che ci sono anche molti giovani ad avere questo problema e che deriva spesso e volentieri anche da quelle che sono le malattie professionali, ossia i rumori troppo alti, quindi bisogna prevenire anche nell'ambito lavorativo, bisogna essere più attenti a quella che è un'educazione nell'ambito ambientale.